Eccolo Stivalo Mai, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro bevete insieme. Devo dire che da tifosi juventini ieri sera abbiamo comunque un po' goduto per questo 2-0. Sono appena tornato appunto da una corsetta con Nila qua fuori in spiaggia e devo dire, ecco, come ho detto, al di là di tutto quello che abbiamo passato in queste ultime 9 partite prima di questo match, devo dire che un minimo di gioia e entusiasmo è arrivato. Chiaro che questa è una vittoria ovviamente estemporanea, con molti più stimoli e orgoglio nei giocatori di andare a beccarsi questa finale per alzare un trofeo, tant'è che poi tra l'altro Allegri nella conferenza stampa era anche abbastanza nervoso, perché secondo me la squadra ovviamente per uscire dalla crisi non l'ha seguito, tant'è che poi ci sono state delle soluzioni interne in campo che hanno fatto capire che i giocatori sapevano che Locatelli non poteva fare il regista, l'hanno messo a fare la mezzala. Il Cambiaso ha fatto il regista ed è stato quello che ha fatto il lancio illuminante per appunto Federico Chiesa del primo gol. Prima di cominciare con il contenuto, mi raccomando, come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione alto alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, e soprattutto importante, attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla postatura di ogni video. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi strabilianti abbonati e anche Ivo. Un abbraccio fortissimo. Allora, diciamo che questo video lo voglio dedicare ovviamente a questa analisi della partita e soprattutto a quello che si è detto anche a pressing successivamente al match. Ovviamente parto con un preambolo, cioè che questa rosa è forte, mettiamocelo nella capoccia. Questa rosa di giocatori era competitiva a bocce ferme a inizio di quest'anno per arrivare a tu per tu con l'Inter a fine maggio a giocarsi lo scudetto e ovviamente in concomitanza a quella competizione arrivare in fondo alla Coppa Italia, cosa che sta riuscendo a fare. Ha fatto già un passo e mezzo verso la finale con questo 2-0, sarà praticamente impossibile rovinare la festa all'Olimpico perché basterebbe veramente non prendere più di 2 gol e potremo passare il turno. E chiaramente posso dire questo, anche Tudor si è accorto che questa squadra non era nemmeno lontana parente di quella partita di sabato. Ovviamente ha detto il trofeo sicuramente ha dato entusiasmo alla squadra, alla Juventus. Mi è dispiaciuto perdere questa partita, Tudor era molto nervoso, molto abbacchiato, molto triste, però ha detto quando questa Juventus parte in accelerazione e gioca come sa, a mente sgombra, non ha nulla da invidiare a Real Madrid e City. Ok, ovviamente ha usato un eufemismo, ha esagerato il concetto, però io dico questo, la Juventus veramente è una squadra che può giocarsela contro tutti e in Italia, secondo me, a parte l'Inter in alcuni elementi, l'abbiamo detto, 3 o 4 giocatori al massimo, su tutta la rosa, anche contando la panchina, non ha rivali, ok? E quindi dire, spero che non lo dicano, che è merito di Allegri oggi è veramente, non so, un'invenzione dettata dalla fantasia, perché la squadra era chiaramente in netta difficoltà, non seguiva l'allenatore. Ieri sera si è visto qualcosa di diverso, i giocatori si buttavano all'attacco in più numeri, in più giocatori e anche i centrocampisti accompagnavano l'azione spesse volte, si è visto qualcos'altro, i giocatori hanno fatto di testa loro, infatti Chiesa non solo per il gol segnato, molto bello tra l'altro, è da Cineteca, è andato ai microfoni tutto pippante, ma perché ha capito come fare a evitare di farsi imbottigliare dai dogmi di Allegri, è palese evidente perché ha cacciato anche una frecciata ai microfoni appunto dopo la partita e come ho detto c'è veramente tanto entusiasmo. Szczesny aveva lanciato delle frecciate, se vi ricordate, dopo Lazio-Juventus, eh? Quindi i giocatori hanno preso in mano la situazione. Perin non ha fatto appunto mancare la presenza di Szczesny con un'ottima partita, normale amministrazione, chiaramente la Lazio ha fatto tanti tiri verso lo specchio della porta ma non ha mai centrato la porta. La Juve su 9 tiri totali ne ha fatti 3 in porta, di cui 2 si sono convertiti nei bellissimi gol di Chiesa e Vlahovic. E quindi sono molto contento, una al 50esimo, una al 64esimo, che questa Juventus con questa vittoria potrebbe veramente sbloccarsi a livello psicologico. Però, c'è un però, da qui in avanti, siccome è stato già deciso che la prossima stagione ci sarà un altro allenatore, io voglio vedere dei giocatori che, slegati da ogni dogma calcistico e dettame allegriano, facciano quello che sanno fare. È difficile, lo so, perché hai qualcuno che ti urla sempre nell'orecchio e che ti porta a quella calma calma, a quei metodi rustici da provinciale,
che in qualche modo ti mettono, diciamo, ti tarpano le ali. Però i giocatori devono andare oltre, ok? Devono fare finta di essere quasi autogestiti per riuscire, secondo me, nell'impresa di vincere almeno 4-5 partite in queste 8 che mancano. Non sarà facile, non sarà facile, perché adesso dovremo calarci nel campionato, che è un'altra cosa, perché ci sono i punti in palio. E quindi, ripeto, secondo me le partite più agevoli, ma lo sapete anche voi, sono quelle col Torino, il Monza, il Cagliari, la Salernitana, ma solo con la mentalità vista ieri sera in Coppa Italia possiamo portare via punti anche in quelle partite, perché altrimenti da ora in poi si rischia comunque di portare via pochissimi punti, meno di 10 se non siamo con la spina collegata. E quindi, ecco, a partire già da partita con la Fiorentina in casa, e vedremo se ci sarà il sold out, ma so che molti di voi andranno allo stadio ad accompagnare la squadra, ecco, ci servirà un'altra Juventus, come ho detto, quella che in alcuni spezzoni abbiamo visto nel secondo tempo, perché nel primo tempo era una Juve completamente sotto scacco, ecco, la Lazio, e questo lo voglio ribadire, cioè sembrava la falsa riga della partita dell'Olimpico, poi è cambiato qualcosa nel secondo tempo e ovviamente abbiamo visto i benefici. E quindi, insomma, ragazzi, poco altro da aggiungere, abbiamo veramente un passo dalla finale, vedremo chi incontreremo, però comunque sono contento se la Juventus, devo dire, da tifoso doc, dovesse alzare la Coppa Italia, perché sarebbe stata una stagione veramente nefasta. Almeno così tiriamo via un sorriso, non cambia la valutazione della stagione, perché è comunque fallimentare. E non sono d'accordo con quello che hanno detto alcuni giornalisti, appunto, ieri a Pressing, poi soprattutto Zazzaroni, che ha detto che secondo lui, se arriviamo secondi, abbiamo fatto un bellissimo anno, se arriviamo terzi, un anno normale, se arriviamo quarti, abbiamo fatto il nostro, e se vincevamo lo scudetto, eravamo una squadra che ha fatto un miracolo. Invece, se per fortuna l'ha detto, arrivassimo fuori dalle prime quattro, sarebbe un anno disastroso. Secondo me l'anno disastroso lo è già di per sé, perché comunque non riuscire a lottare contro questa Inter veramente mediocre, lo possiamo dire, a parte, come ho detto, Sommer, che è più forte di Szczęsny, Barella, che è più forte di Locatelli, Mkhitaryan, se vuoi compararlo, magari è più forte di McKennie, e Çalhanoğlu lo sceglie al posto di, non so, Rabiot. Facciamo, ok, possiamo dire così, o Di Marco al posto di uno dei nostri, di Kostic, sì, questo possiamo dirlo, perché forse Rabiot, Çalhanoğlu, scelgo Rabiot. Quindi, non ci sono scuse, la Juventus senza coppe, senza impegni infrasettimanali, solo con la Coppa Italia da portare avanti, e ovviamente tanto tempo per preparare, pre-tattica, contro qualsiasi avversario, mo che fosse in casa nostra, mo che fosse in trasferta, non ha alibi quest'anno, perché Pogba mancava già dall'anno prima, Fagioli era un quasi titolare, ma non era un titolarissimo di Allegri, tant'è che era stato bocciato spesse volte, ogni volta che faceva qualche errore tecnico e sbagliava dei passaggi. Quindi non mi veniate a dire, soprattutto una fetta di tifoseria, non tutti, quasi pochissima fetta, che Fagioli avrebbe fatto la differenza in larga scala su tutta la stagione, perché non ci credo. Al primo errore sarebbe stato messo in panchina, come è stato fatto con Miretti, Yıldız o altri giocatori, proprio perché Allegri non li vede e reputa i giovani dei giocatori inesperti che fanno errori che ti compromettono la partita e rischiano di fartela perdere, come è successo con Seculo, come è successo con Nonge. Sappiamo come ragiona lui, e su questo do ragione a Trevisani, che è stato chiarissimo in quello che ha detto ieri. Ha detto: Allegri ci ha messo del suo per perdere anche la partita all'Olimpico, perché tu non puoi mettere Seculo e Yıldız da soli là davanti che si sbracciano e non gli arrivano palloni, perché è chiaro che poi tu, quando ti vai a difendere con dei giocatori inesperti come loro, che si allenano sì ogni tanto con la Juventus, ma sono soprattutto nelle giovanili, riferendomi soprattutto a Seculo, è chiaro che può succedere che c'è qualche errore, ma come ha detto anche lui, la maggior parte della responsabilità è dell'allenatore, che non è riuscito, dopo Juve-Empoli e Inter-Juve, a tenere lo spogliatoio intatto. E invece di dire questa Juventus può ancora puntare allo scudetto, deve crederci, ha detto: ma tanto noi quest'anno dobbiamo iniziare a parlare solo di quarto posto, La squadra si è spenta, ed ecco perché Chiesa ha in qualche modo ringalluzzito gli animi della Juventus con quelle dichiarazioni. Cioè, ci tengono più i giocatori che l'allenatore a fare bene. E purtroppo avevamo compromesso la qualificazione alla Champions League. Dobbiamo augurarci adesso che ci sarà un'inversione di tendenza proprio dovuta a questa euforia che si è creata ieri dopo la Coppa Italia. E questa volta, Allegri, mi rivolgo a te, non distruggere l'animo della squadra. Ieri ho visto un po' più di Juventus, una fetta di Juventus FC, quella che mi piace vedere. Non azzardarti a dire che c'è troppa euforia, perché già ieri, dopo nella conferenza stampa, hai provato a dire questo: piano con gli animi, non esaltiamoci, non abbiamo fatto ancora nulla, siamo stati noi a buttare via tutto il discorso qualificazione. No,
tu con le tue scelte scellerate, con i Sandro, con i De Sciglio, con i Kostić e Miretti insieme in campo nello stesso momento, con i giocatori fuori ruolo. E chiudo questo video dicendo: ci voleva tanto a capire che Locatelli non è un regista? Da quanto è che lo diciamo con Fabrizio e con gli altri ospiti che Locatelli è mediocre se gioca da regista, ma come mezzala in Italia è uno dei migliori. Non parliamo su scala europea, che ovviamente è fare un paragone con altri big non ha senso, però deve fare la mezzala. Ieri, quando si è sganciato in avanti, ha fatto dei tiri di una potenza che a momenti sembrava Roberto Carlos, per esagerare un po' e fare una metafora e ridere un po' con voi. Però, cioè, ha un tiro potentissimo. Se lui si trova libero davanti all'area di rigore e magari riesce in qualche modo a rubare un tempo all'avversario e tirare, è pericoloso. Mi ricordano i tiri che faceva Marchisio in alleggerimento. Ecco, ogni tanto servono anche quei tiri lì, per scaldare i guantoni del portiere, per mettergli paura, per far capire che siamo lì, che attacchiamo, che possiamo veramente fare male. E quindi, come ho detto, Cambiaso, un terzino sinistro, prestato all'attacco, prestato come quinto di centrocampo, a piedi invertito, cioè è riuscito a fare un lancio illuminante di 50 metri per Chiesa nel primo gol, che è riuscito a fare due dribbling e buttare la palla nell'angolino. Lo stesso gol di Vlahović, bellissimo, da Cineteca. Cioè, doppio passo, una finta di qua e di là e poi sinistro chirurgico nell'angolino. Questi sono colpi da ottimi giocatori. Non voglio dire campioni, va bene, ci stanno a dire che non sono campioni, ma da ottimi giocatori che possono stare in questa Juve, sì. Perché hanno fatto la differenza con una Lazio in salute, con una Lazio che può puntare ancora alla Conference League e che si giocava a viso aperto e alla pari con noi prima della partita questa Coppa Italia, questa semifinale. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, iscrivetemi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza io fino alla fine.